Dov'è il mio presidente preferito? Presidente, è una gioia vederla questa mattina. Sai, la mia vita meglio a vederla, quanto si parla delle informazioni. Godi di grande salute, ciao, piacere Claudio, ciao, ciao, piacere. Piacere Leonardo. Ma tu sei troppo il numero uno, dai, non ce n'è di storie, la mattina, vedi che sole che hai portato qua. Io? Tu. Grande, grazie. Piacere Claudio, ciao. Piacere, ciao. Riccardo. Piacere, sì. Ciao, mostri le star. Che bello, io sono fortunato perché ho queste star qua. Siamo noi fortunati ad averla, parete. Grande, sei il numero uno. Dai. Dopo questa veramente affronto una giornata molto più grintosa. Claudio, tu ci sarai il 2 in Sicilia? Sì, ma sai che vengo anche io in gareggio? Bene, mi fa molto piacere. Sì. Beh, no, questa però questa non è un ricordo, questa ce la siamo vinta noi, secondi classificati nella categoria che master. C'era il presidente con la camicia tirata sempre. Bene, Italia numero 2. I primi che sono stati? Kazakistan. E i terzi turchi. Bravissimo, bravissimo. Adesso sta preparando anche la gara in Albania Edmin Ferroku. Ah, come quella dell'anno scorso, sono stati di Manuel e Frank a gareggiare. Sì, con la IFBB. Bello. Anche quando lì è quella gara lì? Aprile, se non sbaglio. Ad aprile, okay. Mi ha chiamato proprio domenica, mi ha detto che stanno mettendo giù la data, perché lì lo organizza la IFBB, fa chiaramente il bodybuilding, certo, braccio di ferro e alzate di potenza. Ma visto che si guadagna che non è male comunque, no, così la guadagna. Mi ha detto che quest'anno, 2024, ci saranno più soldi. Grazie Matteo, ottimo. No, no, buono, stiamo preparando veramente delle... Dopo c'è le sfide a Parigi, facciamo Francia contro Italia. Ah, quindi ritorna il... Sì. Quando sì, 2024 saranno, se non sbaglio, il 13 luglio, adesso una cosa del genere. Penso che sia già la data. C'è la forte richiesta, vero? Sì, ma poi a livello organizzativo l'Italia adesso è collocata bene. Con un president così, se non andiamo, se non spacchiamo. Stiamo lavorando bene. Però, ovvio. Però mentre Hermes si è sempre preparato con costanza, il suo obiettivo è sempre stato quello. Frank, come ti ha detto anche nell'intervista, come sai, abbiamo anche un sacco di cose in comune, io la pesca, sì, il mare, la passione. Però Frank alla fine il braccio di ferro l'ha sempre portato avanti, però fino a un certo punto. Secondo me questa partenza in questo circuito qui mi fa credere che vedremo forse a breve il Frank più forte di sempre. E me lo auguro con tutto il cuore, perché io amo vederli in gara. Cioè, a me, io quando ho visto Hermes vincere, ma quando ho visto Frank vincere, io ho avuto il solito piacere, la solita gioia, perché sono due grandi campioni e perché meritano di essere lì. E faceva cagare la gente sotto. Ah sì? Ma scrivono anche Guatta, passavano giù con me, come due angioletti. Ciao. Dopo, vabbè, guarda, una volta mi ha dato una sfibrata che c'ho ancora i legamenti attaccati via al muro. Ma ha fatto tanto piacere che ha messo la foto insieme. Sai che io ci tengo alla mia gente che gli vuole bene. Loris Bassan. Mi senti? Sono troppo forte. 110. No, così mi freghi. Io tiro solo così. Sei in gancio? Vediamo il gancio. Andare su un attimo così. Topo. Sì. Mi sta lasciando andare perché è troppo buono, presidente. Andiamo in gancio. Non riesco, io ingancio così. Cazzo, il gancio è un animale. Sono migliorato un pochino. Figa. Hai fatto ancora braccio in ferro? 120. Sì, ma vacci piano. Sì, fammi vedere chi è il presidente, Claudio. No, mi basta che mi sente. No, vedo di forza. Sì. Matteo. Ciao. Sono? Quanto è forte il presidente? 160. La gente pensa che è debole, invece. Basta, io sto però dai, un po' di tempo. Stavo dando tutto quello che sono. Una volta faccio pregare io, Faceva cagare la gente sotto. Ah, sì? Ma scrivono anche Guatta, passavano giù con me, come due angioletti. Ciao. Dopo, vabbè, Guatta una volta mi ha dato una sfibrata che c'ho ancora i legamenti attaccati via al muro. Che gancista? Sì, io non lo so.
faccio niente, perciò li cazzo su e li porto via. Sono tutto. Mi piace voce da perché avevo quelle braccia provate a imbrogliare. Allora, dai, continuiamo il corso. Sì, dopo ci siamo. Lui fa attività sportiva, però perché c'è un nervo. Comunque c'hai nervo anche te. Adesso mi sfugge il nome. Ah, ma in avambraccio è sviluppatissimo, veramente. Anche tu c'hai il nervo. No, no, è incredibile. C'è quella che si allena. La tecnica. No, però è palestra. Sì. Ti alleni. Fatti sentire da te. No, no, c'è un nervo. Non spezzarmi il braccio. No, prova a sentirla, prova a sentirla. Non sto scherzando. No, no, magari la vedo, c'è la più ingancio, c'è la più ingancio. Adesso cosa devo fare? Stringo? Sì, vai. Devo stringere forte subito. Stringi fortissimo, gli devi uscire il sangue dalle mani. Tu quello che dici. Infila le unghie nella mano. Fortissimo, devi entrare bene, che c'è il forte dentro. L'unica cosa è non andare troppo in qua. Cerca più magari di tirare verso di te in questo senso. Proviamo. Pronti? No, vai, tranquilla, ti faccio lavorare. Fai anche da rematore col gomito. C'è veramente forte. C'è nervo, davvero? No, ma è veramente forte. Poi lo vedi anche la massa qua. Ah? Vai, vai, vai. Sì, è fortissimo. Adesso si sta andando molto di pressione laterale. Si gasa di brutto. Andiamo, dai, che se no... Però sei forte, sei forte. Dai, abbiamo trovato un talento, la Federica abbiamo trovato. Però sei forte da gareggiare. Brava. Allora... Eravamo a brachialabiale, ok? Dai, finiamo questa parte lì che dopo si fa un po' di cavolo. Oh, vengo anch'io! Allora, ah, io so tutti i nomi. Ma non sai neanche che Moroso, come fai a sapere che è testa? Ma Moroso chi cazzo è? Che uomo. Il prossimo avversario di Hermes, lo sai? L'Aretin. Di nome? Ma che cazzo! Dai, è facile, eh. Nazionalità? Artem. Bravo. Artem, no? Ma sì, Artem. Presente numero uno. No, io Dave Laletin. Dennis Laletin. Penso solo al Gasparini, che vinca, basta. Dopo tutto il tuo Hermes. No, è Laletin. Il tuo Ermellino. Laletin è fortissimo. L'Hermes è chiamato a una prova non semplice, perché viene fuori già con dalla sconfitta di Devon. E adesso deve assolutamente vincere, deve battere uno che non è da poco, leggerissimo. Si sta allenando veramente duramente. Ah, no, lo vedo, l'ho anche io sentito. Penso che vincerà, non voglio gufarla, però lo vedo veramente in forma l'Hermes. Allora, ti sono sincero, lo penso anch'io che possa. Però sarà, c'è un off toast. Non è così scontata, nel senso, da una parte. Essendo nazionalista dico deve vincere l'Erme, perciò per me vincerà. Ti dirò, però non è scontato. Il campione non ero molto convinto, però mi fa guarda che questo qua mi hanno importato e ce l'hanno fatta. Adesso gli ho detto col cazzo che mi date il vostro, per il semplice fatto che si lacerano. Vi do il mio e me lo stampate, mi dite quello che vi devo dare e io ve lo do. Un tempo, questo è il secondo. E vai, Com'è il ragazzino? Com'è? Dani? Guarda, faccio un mano alla mano assoluto. Com'è il ragazzino? Non mi sente neanche Claudio. No, lo sento, è che mi fa malissimo la mano. No, diciamo che tu... Ma tu hai il tuo sinistro, no? O il destro? Il sinistro, sì. Diciamo che di sinistro mi hai meravigliato, effettivamente. Ma hai tirato... Porca boia, hai tirato... Sì, di sinistro diciamo che è il mio braccio. Anch'io l'ho bevi, anche c'è l'alpaca, anche quella roba lì è per voi. Grazie. Offre la Federation. Si dica che la Federazione non offre. Sì, appunto, no. Bravo. Anche vado a prendere la cinghia nuova. Mano devastata. Guarda che cose stesse prima. No, ma c'ha una roba, c'ha un bicipite che non... Ma è finto. È sintolo. Lo vorresti avere questo, President? No, ce l'hai meglio tu. Ma guarda che io una volta avevo il fisico come lui. Di... Sì? Avevo due braccia enormi. Madonna. No, davvero. Avevo due braccia. Scusa, ma quale vita? Hai 30 anni. Non c'è più rispetto. Dici bugie, Presidente? No, ti giuro. Avevo le braccia grosse come lui. Non si attacchi mai l'integrità del nostro presidente, che mi arrabbio. Ma poi io sono sincero. Avevo un gran fisico, davvero. Sì, anche quei pesi ci sono andate male, foto, video. Sì, però lui fa di quei pesi spaventosi, cazzo. Anche adesso. Non fa niente, sono funzionali alla pagina interna. Fai su panca piana, tu.
Si è strappato. A me piaceva un sacco la panca, veramente un sacco. Anche a me. Forse un altro sciallo. 187 ero arrivato. 187. Ma loro, guarda che loro, la sua palestra... Sì, erano forti, ma io i massimali poi quando mi strappavo ho messo i falli. Il massimo arrivò a fare 7 da 3 da 4, sono arrivato a fare 4 colpi in 150. Però non so di massimale quanto trovo. Ma perché tu panca piana non la fai più? No. Più? Ti è strappato ancora 10 anni fa. Sì, no, però poi ritornai a farla e feci, ti ho detto, 4 colpi in 150. Però per il braccifero non la trovo tanto... La panca piana? Non la trovo tanto, trovo esercizi più interessanti secondo me per il braccio per quanto riguarda... Tipo le trazioni, a lui piacevano le trazioni. Sì, no, ma anche per i pettorali ci sono degli esercizi di croci, ieri mi raccontavo uno che faccio con questi, che faccio i capi, no? Con questo qua che mantiene anche proprio il controllo della mano, e serve un po' per la side, ma serve tanto anche per il pettorale. E mi ci trovo davvero bene in questo esercizio qua. Comunque io in panca piana, maestro, ecco. Io, anche quando chiaramente tiravo giù lui e lo usavo come scrascettino, dopo un bel giorno è finita la mia era con lui, perché mi ha dato una tuonata. Ha sentito le sue fibre sul muro. Sì, no, allora, mi ha fatto un male per 2 mesi, non riuscivo più a tirare. Mi ha dato un colpo forte che a quanto pare gli giravano i coglioni. E poi lui quando li dà... Esatto, e ho visto il tendine, il legamento attaccato via, si è appiccicato alla parete. Ma detto questo, io pesavo 72 kg e ho fatto 140 kg di massimale su panca piano. Ero quello che tirava su di più di tutti della mia palestra. Sono tanti, su sottostrano. Sì, 140 kg ho fatto. Mi piaceva un sacco la panca piana a me. Il pulley facevo tanto e la panca piano. E la panca piana, invece facevo fatica in quella col pettorale alto, inclinata, e facevo fatica nell'alt machine. Sì. Li facevo fatica. Dietro, ma anche davanti. Anche davanti. Era una macchina da guerra, ero cazzo. Che te non te lo ricordi, io ho le foto. Un giorno ci siamo allenati, io, te, lui e Gotti. In una palestra. Sì, su Dall'Eo. Dall'Eo, Culettone, mi ricordo io. Sì, che c'era dovevano fare un'intervista, avevamo fatto un'intervista, mi sembra, poi ci siamo allenati lì, è vero? Siamo allenati tutti in palestra, tutti. Mi ricordo, il suo Culettone. Io ho ancora la foto giù in Virginia nostra, da qualche parte. Ce l'ho anche qua, penso. Sì, cazzo, sì. Come parlavamo ieri, cazzo, eravamo quasi in forma, eravamo. Sì, eravamo belli. Quasi. Cazzo, passano gli anni, parliamo di 23 anni qua. Belli pompati, tutti belli filatelli. Gareggiavamo 85, 80. Che belli che eravamo. Sì, è fantastica, la foto lì è fantastica. Io sono qua il più brutto, però. Guardate la faccia che aveva il presidente. Lo trovate, quello col cappellino. Io. Foto lì la devo attaccare in palestra. Bertoli. Ce l'ho anch'io. Gazzetto. Dov'è il Dani? Che non lo vedo. Sono al contrario. Sono. Ah, qua. Daniele. Beffio. Sono passati gli anni. È storica quella foto lì. Quella lì della Virginia. Potrei raccontare un paio di aneddoti sulla Virginia, ma finché c'è quel cibo. No, lì, osteria, sto pensando se c'era Lamparelli Frank con qualche maschera, con qualcosa. No, non esisteva ancora. C'era Capa, noi, e poi c'era Borghetti, che abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia dell'oceano. Sì, c'erano. Iniziato a correre, poi mi sono dimenticato di lì che c'era una torretta dei guardiaspiagge, che quasi poi la prende qua. Gli davamo le traiettorie, un po' a destra, Borghetti, un po' a sinistra. No, aspetta, perché Borghetti era cieco, ecco. Devo dire perché lui ha iniziato a correre dritto, poi. È stata bella quella trasferta lì. Poi la Virginia è bella. Sì, la Virginia è bella, cazzo, che bei posti, che bella, cazzo, veramente bella. Ti si trovò quei mezzi anfibi che si fece anche le foto, certo, che c'erano le ruote giganti. Quelli dello sbarco in Normandia, quelli che hanno usato per giganti. Io ho ancora foto di te sulla sedia elettrica. Sì, sì, certo, nella casa della paura. Sì. Ah, perché non l'avete accesa. Allora, voi non vi ricordate, ma io nel 96, io e Carmelo Messina, eravamo lì. Io avevo già visto tutto con Carmelo Messina quando...
nel 96 sono andato, eravamo noi due soli, poverini. E poi dopo non c'è più andato, poverino, lui nel 2000 sì. È morto, poverino. Ma due settimane prima era con Livorno. Sì, porco, eravamo io, lui, Accardi e Carmelo. Ma io ricordo sempre che il successo della SBFI, sempre detto anche te, Cristian, il successo, mi viene veramente l'emozione a dire certe robe. Il successo della SBFI è stato proprio il Carmelo Messina. Sì, sì. Ma mi viene veramente lui seguiva più sul casinista alle gare, perché lui aveva vinto l'europeo a Rosolina Mare. Aveva vinto l'europeo a Rosolina Mare. Preso. E Bruni, Emanuele, Lazzarini, Ferrini, Tutù stesso. Sì, sì, sì. E lui aveva categoria con lui a Rosolina Mare. Io ho fatto amicizia con lui. Lui sono andato al mondiale, ci siamo uniti e siamo tornati. Ho detto, io ho fondato la SBFI, ho fondato e voglio cominciare a organizzare le gare. Ci penso io, mi fa. Ha portato tutti. Sì, ricordi che anche tu, sì, Carmelo Messina ha portato tutti. Perciò il successo della SBFI lo devo veramente a Carmelo Messina. Io ero in corsa dietro di lui, no? Io era anni che ero secondo dietro di lui. Andavo in gara e io cercavo lui. E poi venne da me e mi fece, io ora cambio federazione, vado... se cambi te cambio anch'io. Sì, sì, sì. Infatti è arrivato alla gara uno con i capelli lunghi fino qua. Vero, cioè, con la checchina di quella camicia. Io penso che c'ho ancora le foto con i capelli lunghi qua, cazzo. Guarda, ce l'hai avuti anche te, lunghi, eh. Ce l'avevi, me lo ricordo, col cappellino, la visedina e il capello lungo. No, sembravi... Quello che mi ha fatto specie è anche quei tempi lì, la star era Gasparini. Massimo, ed era il Bruni Emanuele. Sì, sì, era quello. Vabbè, Massimo è stato semplice portarlo con me, perché lui è sempre stato con me, il Massimino. Ma il Bruni gli ha detto al Carmelo, no, io vengo anch'io da Rizza, mi piace di più, che aveva fatto una gara, qualcosa, poi c'erano le modelline che premiavano e tutto, e gli ha detto al Carmelo, no, io voglio stare con Rizza, ci vengo anch'io con lui. Beh, io Rizza faceva anche le gare nei night, Io facevo cazzo, gli inizi sono stati... L'inizio mio non è stato il massimo, la prima gara ho fatto Rizza, eravamo a Robur quando era nel pannone, con bagni fuori, appoggiati, Che bei ricordi però, delle volte mi piace... ricordare gli inizi della c'era il tavolo quello con uscito di quello col bordino, quei tavoli lì sono quelli che avevamo iniziato nell'83 84 c'era quei tavoli lì, c'era lì fuori il tavolo, lì il mio primo lì tavolo, c'era il cuscino di appoggiato, c'era il cuscino, sì, avevamo cominciato così, erano così negli anni 80, usavamo quelli lì. Perché prima si faceva da seduto il tuo tavolo, che ce l'ho io, quello che usavate voi da seduto. Poi abbiamo iniziato stand up con i tavoli, quelli lì, alla over the top erano. Perché aveva preso la bandina, l'aveva presa il Ferruccio Mazzardi con le Reali Giorgio. Erano loro che avevano creato questo tavolo qua, con i perimetri tondi e tutto. È uguale a quello dell'over the top, perché l'over the top c'era quelli. E quei tavoli lì. Ragazzi, scusatemi, io scappo. Ciao Cristian, ci sentiamo. Ciao, saluto a tutti. Ciao Cristian, ciao. È bello ricordare gli inizi, dai. Sì, però ora bisogna fare corso. Va bene. Mi dispiace, io interrompo sempre tutto, ma qui bisogna andare avanti in questo. Ricordare gli inizi c'è sempre una particolare emozione, cazzo, perché veramente sono le basi. E sono passati, stiamo parlando degli anni 80, cazzo. Sì, lì era proprio l'inizio. L'inizio ero col Carmelo Messina, quando è che siamo andati in Virginia nel 96. E io nel 96 sono entrato in federazione. Sì. Te l'avevi aperta nel 95, sono stato uno dei primi. E in quella gara lì si venne subito io, Mauro, Longhi, Gasparini, e poi Ferrini, c'era Carmelo e c'era anche quelle donne, che c'era la Pizzolito, come si chiamava? Sì, la Mirella Pizzolito. Sì, sì, la Maria Caneve, madonna che roba. Eravamo tutti lì. È vero. Siamo tutti... Sì, ti ripeto, ma è la verità che voi vi siete allacciati, io non è che vi conoscevo perché io più che altro frequentavo Reali Giorgio col Gasparini, così sai che c'era un po' la diatriba tra Federazione Italiana Braccio di Ferro e AIBF, sì, sì, no? Sì.
e io ero con Reali, poi ho cominciato a Reali faceva IBF, poi eravate tutti con l'IBF, sì, sì. Ed è stata lì la svolta, è stato il Carmelo Messina, perché anche tu stesso, sì, sì, guardavi tu, chi avevi più rapporto, che era Carmelo Messina, Bruni, Ferrini, no, più che altro per me lui era il punto d'arrivo. Esatto, esatto. Quindi... Ma io mi ricordo, ero seduto nel letto con lui proprio in America, in Virginia, al Trafford Center, e così parlando lui mi fa: Claudio, non ti preoccupare, quando rientriamo vengono tutti da te. Ma me lo ricordo come se fosse ieri. C'avevo le idee chiare comunque. Sì, sì. Ma il Carmelo, no. Lo vedevi ossia un approccio. Esatto, esatto, esatto. Mi ha fatto: non ti preoccupare, quando rientriamo te li porto tutti da te, te li porto. E così ha fatto. E così ha fatto. Perché già nel mondiale del 1998 in Spagna, a Barcellona, lui era già con noi, aveva già portato via tutti gli atleti. Tutto, e la UAFA ha detto... Ha resistito 6 mesi la IBF? Sì, 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 pochissimo. Si è svoltato. Nel 99 non c'era già più l'IBF. Aveva portato via tutti il Carmelo. Nel senso, era bastato a dire ai ragazzi, anche perché ha detto francamente, non voglio togliere niente, perché abbiamo un ottimo rapporto adesso con Alessandro Zadra. Sì, ci sì. siamo trovati anche a Bologna così, ci siamo stretti le mani, ci siamo confrontati, abbiamo parlato di braccio di ferro, tutto. Zadra se è solo il bodybuilding adesso, e perciò abbiamo un ottimo rapporto, ma a quei tempi anche loro a livello organizzativo era un po' così. Adesso non sto qui a elencarlo perché non mi piace, però detto dagli atleti, dal Massimo Gasparini, dal Bruni, da tutti. Cioè, io a quei tempi facevo quasi a nulla, per me l'importante era tirare. Certo. Io arrivavo lì, per me ci poteva essere le Valletti, ci poteva essere chiunque, a me non me ne fregava nulla. Io avevo i miei obiettivi e devo testa bassa. È vero, è vero. Era così, ero giovane giovane. Bisogna scrivere un libro, dai, della storia del braccio di ferro italiano, partendo da Reali e Alessandro Zadra, che sono stati loro i pionieri in Italia, sì, col sì, filo sì. del top, che sono andati a prendere appunto quel tavolo lì. Loro sono partiti, poi si sono divisi. Piccolini erano il top. Si sono divisi a partire dai tempi loro, che sono stati i pionieri, poi è arrivato Giuliano Benedetti, che è stato colui che ha portato le tecniche, le posizioni dagli americani, lui aveva le possibilità, andava sempre alle gare in America, a Petalumia, da Dei Devoto, e poi nel 95 sono partito io, bisogna parlare con Giovanni Nimis, dai. ce lo facciamo sedere in parte e scriviamo un libro, perché guarda che diventa interessante, sì, sì. Diventa ma anche perché è giusto far sapere chi sono coloro che hanno portato la disciplina sportiva negli anni più difficili e l'hanno portata fino ai momenti nostri, che è tutto più facile, che è tutto più bello, poi con i social, poi con Issa, è molto più rapido, ripeto, ne parlavamo ieri proprio, che le gare una volta scrivevo le lettere e le spedivo per lettera dove c'erano le gare, adesso fai un click e sei già, hai la posizione di dove fare le gare, ma una volta era molto più difficile, eppure ce l'abbiamo fatta. Posso chiederti, Brandon, se ci parli brevemente di questo? Io oggi mi sono diplomato, finalmente. Vedi, questo è importante. Diplomino. Sembra un diploma semplice, ma questo è un diploma molto importante. No, l'ho detto a diverse competizioni, ho visto degli atleti che sono stati ai corsi di Daniele, più di uno, che hanno avuto un approccio al tavolo veramente perfetto, cioè atleti che magari ti facevano il decimo o il quindicesimo sono arrivati settimi, ottavi, cioè hanno fatto un salto di qualità notevole, e li ho visti più sicuri al tavolo, e loro stessi dicono: mi ha aperto un mondo, nel senso, li ha impostati bene al tavolo, gli ha fatto capire la preparazione, i muscoli che vengono sollecitati durante una prova, cioè è anche bello sia per la federazione, che mette a disposizione un talento, un grande, un pluricampione, mette a disposizione... Ora mi imbarazzate, vado via! Ti sono delle guasciate rosse! Due ore mi fanno complimenti, non sono mai abituato, però vado via! Complimenti, io parlo come se tu non fossi qui, Daniele. Lo so, ma ci sono! Non ti si vede, oh! No, beh, adesso, Daniele, io te l'ho sempre detto, te l'ho sempre riconosciuto, avere la possibilità di avere un talento del braccio di ferro che mette a disposizione le sue capacità, la sua esperienza, io penso che per tutti gli atleti neofiti e non, anche che hanno un grado avanzato di posizioni al tavolo così,
lui è veramente il top, ti mette, ti vede i difetti, anche quello. Trovare i difetti di un atleta, secondo me, è fondamentale, è importantissimo, perché te li corregge automaticamente. Se non hai nessuno che ti corregge certi errori o che non li vede, tu commetti sempre gli stessi errori. Cioè, ti faccio l'esperienza mia, io ero pieno di errori al tavolo, ero dotato di un attimino di capacità nel gancio, nella compressione, nella forza dei bicipiti, dei tricipiti, però al tavolo facevo parecchi errori. Sono sicuro che ai miei anni che praticavo io braccio di ferro, se avessi avuto un Daniele Sircana che mi seguiva, mi correggeva, sicuramente avrei potuto acquistare delle percentuali migliori al tavolo, capito? Chissà che potevo magari, cioè, invece arrivare terzo, arrivare secondo. Cioè, è per quello che dico, secondo me Daniele sta facendo un grande lavoro e oggi come oggi un atleta di braccio di ferro ha veramente tante opportunità di poter imparare, di poter apprendere a stare al tavolo, di poter essere corretto. L'impegno ce l'ho quello. Una cosa che mi riconosco è che l'impegno ce l'ho. Alla fine per me è come se prendi 30, quanti anni di esperienza? 30 anni. Precisi, quest'anno 30. Li comprimi tutti in un formato studiato apposta per essere trasmesso a degli atleti e li comunichi. Io ho viaggiato tutto il mondo con questo sport, sono andato in Canada a tirare con Devon, sono andato a Dubai a tirare con i grandi campioni, con Hermes, con tutti, e non lo dico perché sei tu qua, ma oggi comunque ho imparato cose che io non sapevo, non ho mai sentito. E ti dirò, ho imparato cose magari meglio di quelle che pensavo magari di sapere. Piccolezze, per esempio, nel cupping, il pollice dove va messo, gli esercizi, cioè sembra una cavolata, ma ci sono tante sfaccettature che 30 anni di esperienza ti fanno capire in quante ore? 5-6? Sì, in 5-6 ore riesce. Ed è incredibile, ma non lo dico perché c'è Daniele qua, perché effettivamente. No, ma. Anche perché mi imbarazzate. No, ma di imbarazzare, io questo te l'ho sempre riconosciuto. No, lo so. Io all'inizio, quando presento Daniele in ogni competizione, lo dico veramente seriamente, ragazzi, riflettete bene ai corsi, perché sì, avete una grande opportunità, quello che prima non esisteva. Avete un, ce ne sono di preparatori in Italia di valore così, però la sua figura è un gran formatore, esatto, la sua figura è perfetta. Perché? Perché lui lo ha già fatto da anni, il formatore, e automaticamente adesso ha messo a disposizione la sua esperienza per tutti coloro che si avvicinano per le prime volte al braccio di ferro. È una cosa che secondo me anche lui si sottovaluta, è un gran comunicatore. Anche lui a volte pensa, ma veramente la comunicazione è chiara, efficace. Ma cerco sempre di capire se hanno capito, perché vedo tutti mi guardano con quelle facce. Talmente sei immerso nella lezione che dice, cavolo. Allora, ogni tanto dico, ma avete capito? Sì. Andiamo avanti. Perché siamo lì che vogliamo sapere di più, Daniele. Vabbè, comunque oggi è la 1, sì. È un corso un pochino più di base. Sì, però comunque è un corso molto pieno la 1. Sì, infatti. Perché abbiamo veramente, stamani abbiamo fatto tantissima teoria. Ma c'è tutti gli esercizi per ogni gruppo muscolare, cioè 10-15 esercizi per ogni gruppo muscolare. No, ho fatto tutti i video che stavo facendo. Abbiamo avuto tantissime persone che sono venute ai corsi. Questi sono tutti i corsi. Sono tutti corsi. Ne manca avuti, ancora un paio. Veramente tanti. Ma io penso che se dopo c'è la comunicazione, adesso lo dicono, se quelli che non si rendono conto, che non sono mai venuti ai corsi, quando arrivano rimangono meravigliati. Da luogo speciale, questa è la storia. C'è la storia. Ci metti il president che ti viene a cogliere la mattina. No, ma il bello anche del braccio di ferro è che c'è questa unione, questa amicizia, è una prova di forza, ma quanto rispetto, quanta gioia, quanta anche umiltà, sì, anche quello. Poi queste strette di mano, questi abbracci, cioè secondo me siamo un po' un esempio delle varie discipline sportive anche noi, che pur essendo una prova di forza che devi arrivare anche con una mentalità piuttosto aggressiva al tavolo, perché dobbiamo avere l'adrenalina a canna qua in cima, perché dobbiamo vincere, però dopo l'incontro il vinto e il vincente, quanta stretta di mano, quanto rispetto c'è. Ma una gran di ogni incontro. È una cosa che noto anche, cioè, quando esempio è stupidissimo,
Quante volte ci saremmo visti da prendere? 6, 7, neanche sì, 10. Sì, forse non arriviamo a 10, sì, sembriamo. Per me sei come se conosco da sì, da sì, sì, cioè, ma Daniele poi, l'ho visto veramente quello che ti dico, singolarmente, forse 2-3 volte, sì, una sì, volta da te e una volta alla finale. Alle gare, siamo visti. E mi sembra di conoscere. È vero, vero. Ma ci scriviamo. Ciao papà. Ma perché il nostro ambiente è molto, in quel senso lì, rispetta molto l'amicizia. Non ci sono interessi, non ci sono soldi, c'è solo passione. Comunque, e volontà e forza. Quel fuori gara che hai registrato al nazionale della categoria 110. Quale fuori gara? Fuori gara quando eravamo lì a parlare, no? A fine gara? Sì. Ah, quando eravamo tutti insieme, eravamo tutti Barchetta, Barchetta, sì. Quello la dice lunga su rispetto. Ah, il gruppo di... Cioè, c'era certo, un gruppo d'amici e c'era tutti nella stessa categoria e tutti... Allora, a tirare uno contro l'altro, però tutti lì dopo a farsi complimenti, a parlare. I due che si sono ammazzati, cioè c'erano Seiti e Varchetta che sono andati in guerra l'uno contro l'altro, sì, 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 hanno sì, cercato sì, di ammazzarsi. Come è finito? Si è scoppiato a ridere, un abbraccio. Sì, no, cioè, no, ma no, è una roba bellissima, cioè, bello, mi fa piangere. Sì, sì. No, ma anche quando ci sono questi incontri veramente... all'ultimo sangue. Esatto, di adrenalina pura, che si massacrano le braccia perché... al termine di certi incontri, wow, lui ne sa qualcosa di italiani, sì, si è svenato, chiaramente sì, dopo sì, non ce n'aveva più, è arrivato con K che senza togliere niente a K, no, attenzione, no, no, senza cioè, togliere niente a K, K nessuno. Non tolgo niente, però è chiaro che quando fai questi incontri, un incontro che dura più di un minuto, l'incontro dopo lo è senti un po' per un mese, e dopo sono sempre pronto. Però per dirti, quando ci sono anche questi incontri qui fuocosi, poi questo abbraccio di beh, liberazione, di gioia, di sconforto, perché chi perde è sconfortato, certo, chi vince è gioioso, però questo abbraccio qua la dice lunga. Sì, vedo proprio un senso di comunità, di famiglia, di sì, ma sai perché, speciale, ma sai speciale. Perché non ci sono interessi. Essere, sì. Perché una volta che arrivano degli interessi che possono essere finanziari o non lo so, e allora viene un po' a mancare, secondo me. Invece qua può siamo essere, tutti armati di grande passione, mm-hmm, non ci sono interessi e allora c'è una grande forma di rispetto. Sì. E di belle... ma sai che io sta cosa qui della famiglia, del gruppo, dell'unione, la noto fin da qua, magari in un contesto piccolo come il nostro, ma fino ai livelli più alti. Cioè io sì, in tutte le gare sono stato veramente proprio una fan. Ma è bello quello che dici, è molto bello. C'è qualcosa bello di speciale nello sport. Lo so. Sì, 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 ma infatti... E può essere che secondo me sei diventato più forte, ho bisogno di lui, perché al tavolo si migliora in due. Certo. Da solo per far pesi sì, migliori, ma alla fine hai bisogno di qualcuno. No, ma quello che dici è molto bello ed è molto vero. È quello che penso io. No, io ti garantisco che io è dall'82 che pratico il braccio di ferro, ho iniziato con Giuliano Benedetti. Ma qua la vedi, e questo qui è tra l'Odurizza, questo è Giuliano Benedetti. Ma non è vero, presidente. Questo sono io. Lei non ha mai avuto i capelli, dai. No, li avevo i capelli a quei tempi. Quello col cappello sono io. Qui è il 1986 qui. 1886, prima dell'Unione... Ah, no, dopo 1986. Però anch'io un ragazzino, che bei tempi. Beh, c'è la storia qua, c'è la storia. E perciò quello che dice è reale, comunque, è vero, eh? È vero, lo percepisco sempre, è una bella soddisfazione questa, una bella soddisfazione. Ma poi vedo anche tutti gli atleti nuovi che iniziano, che dicono, oh, ma io non pensavo, oh, mi ha parlato, non so, Issa, mi è venuto a parlare, oh, Daniele Siccana mi ha stretto la mano. Cioè, loro anche delle, certo, che loro, per noi che sono dei gesti, sono delle normali, per loro sono, anche questo è bello, se lo sport continuerà a crescere sarà sempre più così. È stato Panini, è un patrimonio del braccio di ferro italiano, cioè bisogna fare una capacità comunicativa incredibile, vero, un grandissimo atleta, 21esimo titolo nazionale appena vinto, sì. Si ricorda le date, cioè, ma bisogna proteggerlo, magari la scorta Nimi, gli dico sempre Giovanni, prima o poi scriviamo un libro, la storia del Brasile italiano. Tra Fabio e Giovanni. Sì, con Giovanni, proprio lo dico. Fabio davvero sono
sulle date, su queste cose. No, sono tutti loro si ricordano meglio di me le mie gare. Io a volte li faccio, ma in quella gara lì com'è che andò a finire? Se io magari era di 20 anni fa, neanche ricordo. Loro se la ricordano per filo e per segno, come se l'avessero fatta loro al posto mio. 14 giugno 2003, Supermatch a Catania, tu andai in ghiaccio nel primo round, slippammo Mauro Cedi di un fallo, poi facciamo un rematch, quando in ghiaccio mi presi tutto bastardo. Però non è così praticamente, è incredibile. È bello che di tutti, anche no, fuori di testa. È una passione talmente viscerale la loro che ha contagiato tutti. Infatti, come fai ad amare Ignis? Come fai veramente ad amare queste persone? Guarda, ora Fabio perché ha poco social lui. Peccato. È così, ma anche Fabio è meraviglioso. Io gliel'ho chiesto tante volte a Fabio. È molto. Non ti rilascia nulla. Lo so, gliel'ho chiesto tante volte, ma non ha mai voluto. Mi piacerebbe tanto. Però vabbè. Io con Fabio e Giovanni ci siamo tutti i giorni perché abbiamo altre passioni in comune, oltre a Bracci Ferro, abbiamo la passione per i film horror, no? Sì. Sai anche un'altra pensavo volta... per il porno, io pensavo. No, noi tutti siamo come lei, noi no. Però insomma parliamo spesso, no? E capita che ci sentiamo tutti i giorni. Sì. Che siamo altre volte io dico, dai però Fabio, magari. No. Io sto bene dove sto, non si vuole sapere. Mi è dispiaciuto effettivamente Fabio, è un po' che non lo vedo anch'io. L'hai visto nei video come ha fatto di Animis? C'è uscito nei video? Sì. Però sai, io l'ho abituato a vedere di persona. Adesso, vabbè, anche Giovanni l'ho visto nei filmati così, però ogni tanto ci si vede. Lui nelle occasioni importanti, tipo nazionale così, lui è presente, Giovanni. Cosa divertente è che in quel video, per me che lo conosco, Fabio, si percepisce che la passione c'è sempre ed è tutta ferma lì, come c'è stato modo di guardare quando, un po' di tecnica, l'allenamento, era pronto subito a dire tutto, però lo tiene sotto disponibile. Educatissimo. Due persone d'oro, veramente, non posso dire cose abbastanza positive su di loro, veramente. Così. Poi vabbè, volevo far vedere anche ai ragazzi che oggi ci hanno anche gentilissimamente presidente dato la cartellina della federazione. Adesso porta fortuna. La penna della federazione con il touch. Sì. Gli appunti, ovviamente dentro qua sono il diploma. Gli appunti tutto della federazione. E anche stato line attaccare le line art si chiama. Sì, questo. Line art. Quindi sì, ho passato una giornata incredibile da ieri, mi è stato tanto. Ma domani sono ancora più carico di ieri domani c'è la tecnica un po' più difficile. Ci siete anche voi domani? Oggi è un pochettino più difficile. Oggi c'è stato tanto lavoro teorico lo zoccolo duro diciamo della formazione. Certo. Domani sul punto di vista teorico ci sarà. Però domani ci diverte un po' di più. Lavoriamo il pomeriggio, è molto più tecnico. E anche un po' più libero direi. Sì. Oggi abbiamo avuto poco di libertà alla fine. Però ne valsa la pena. Domani, una volta che abbiamo fatto la parte che ci interessa, giochiamo un po' di più fra tutti. Dai. Mm-hmm. La mattina ci sarà la parte teorica come oggi, però sarà un po' più lieve perché sono argomenti un po' più leggeri e anche interessanti direi. Dai, poi domani vedrete, non vi voglio molto spoilerare nulla, dai. Molto bene. Bravo, Dani, bravo. I ain't a one trick pony, got a whole bag of magic. The snare kick hat, sample and raps all matching. Fashion is not forever getting better at it. The seventh letter of play to authentic pen.